C'era una volta un corvo che viveva vicino ad un ruscello. Un giorno, in preda alla fame, cominciò a volare in cerca di cibo. Osservava con attenzione il territorio, ma non vi era nulla da mangiare. Si ricordò allora che qualche giorno prima aveva visto un serpente sulla riva opposta del ruscello, in prossimità di un salice piangente. Si recò immediatamente lì e lo vide dormire al sole. Con l'acquolina in bocca si fiondò su di lui e lo ghermì, ovvero lo afferrò con gli artigli. Il rettile si svegliò e si girò di scatto verso il corvo, che provò a sollevarlo ma non ci riuscì. «Osi disturbarmi mentre dormo con l'intento di mangiarmi?» esclamò il serpente. «Avrai la giusta ricompensa!» e lo morse. Il corvo si accasciò e mentre il veleno cominciava a fare effetto, ormai esanime sussurrò: «Povero me! Avevo trovato una fortuna insperata e per questa ora mi tocca morire!» E chiudendo gli occhi spirò. Il serpente ne fece un sol boccone e subito dopo tornò al sole a riposare. Cosa vuole insegnarci Esopo con questa favola? Che a volte gli uomini rischiano di perdere la vita per colpa di un tesoro trovato. Se ti è piaciuto, lascia un grande like e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.